per almeno altri due turni dovrà fare a meno dei due giocatori più offensivi, Zampagna e Iliev. Beretta ritrova quelli di maggiore esperienza del vecchio Morfeo. Senza di loro gli emiliani sono sprofondati. La resurrezione parmigiana transita però anche dai piedi di Marchionni. È lui, dopo 7 minuti, a dialogare con Morfeo. Il numero 10 gialloblu gli restituisce la palla in verticale, ma l'inafferrabile Folletto, dopo un ottimo aggancio con il destro, fallisce con l'altro piede la conclusione. Il Messina, ridisegnato da Mutti, è molto offensivo, 4-3-3 con Muslimovic punta centrale, Di Napoli sculi larghi. E proprio quest'ultimo azzana il traversone proveniente dalla destra da Muslimovic e prova a battere Bucci con il piattone. Il portiere emiliano però si supera con un grandissimo intervento d'istinto. Si gioca in maniera spregiudicata. Al 15° il Parma è nuovamente pericoloso ad ispirare la manovra gialloblu, e ancora uno scatenato Marchionni che vede e pesca Corradi che ci prova in avvitamento. La fascia sinistra bassa del Parma è costantemente perforata. Al 22° è Giampà a mandare in crisi la zona abbandonata da Pasquale. Il suo traversone viene raccolto da Sculli, che però perde anche il secondo duello con Bucci. Il portiere devia la palla sul palo, tecnica pura come quella che c'è sempre nelle scarpette di Morfeo, che al 35° consegna le palle a un altro giocatore di qualità, Fabio Simplicio. Il brasiliano prima si beve Zanchi con una finta, poi carica verso la porta un destro chirurgico che trafigge Storari, 1-0 dopo 35 minuti di gioco per i padroni di casa, grazie a una prodezza di Fabio Simplicio al suo secondo centro in campionato. Nella ripresa Beretta prova a proteggere il vantaggio fuori del vecchio dentro bresciano. Mutti inserisce invece D'Agostino per Giampà, l'ex romanista al 17° pesca Muslimovic che smista un buon pallone per Sculli. L'attaccante del Messina però si arrende per la terza volta a un Bucci gigantesco. Il portiere del Parma, visto che con Sculli non c'è partita, decide di prendersela anche con D'Agostino. La porta parmigiana sembra blindata, impenetrabile, gli ospiti continuano i loro assalti e si scoprono, ma Pasquale non chiude il match fallendo il colpo del KO. 31° del secondo tempo, calcio d'angolo, batte D'Agostino, la palla si infila in un corridoio che porta dritto a Muslimovic, è lui l'uomo in grado di battere Bucci. Per l'attaccante bosniaco si tratta del primo centro in Serie A, quello che raffredda la panchina di Mutti e che rinfiamma quella di Beretta.